Un cordiale saluto a chi segue gli appuntamenti per conoscere. È la volta del professor Massimo Migliorati, poeta. Tra le sue raccolte poetiche ricordo Qualcosa del resto, d'intorno, città, natura. Nel 2019 è stato vincitore del premio Ponte di Legno Poesia. Alcune sue liriche hanno avuto l'onore di essere state tradotte in inglese e le liriche stanze sono state musicate in cinque brani per pianoforte dal maestro compositore bresciano Mauro Montalbetti. Oggi Migliorati ci intrattiene sulla poetica ungarettiana, sui motivi di questa poesia che è immortale e che da tutti è conosciuta. Ma il professor Migliorati farà un affondo fra le carte critiche, giornalistiche e accademiche del poeta. Buon ascolto. Buonasera, grazie di essere intervenuti e di aver apprezzato Appuntamenti per conoscere, la rassegna di quest'anno che si fa a Rezzato alla Biblioteca Comunale. Volevo naturalmente ringraziare la biblioteca per avermi invitato e anche il comune nella figura della signora Elena Bonometti, che ringrazio anche per le parole introduttive. E stasera vorrei parlarvi di Ungaretti e in particolare dell'Ungaretti maturo, non tanto dell'Ungaretti più conosciuto delle prime stagioni, quello del sentimento del tempo, piuttosto che ancora prima dell'allegria o addirittura del porto sepolto. Ecco, vorrei parlarvi della Terra Promessa e del Taccuino del Vecchio, che sono due raccolte della piena maturità di Ungaretti. La Terra Promessa è una raccolta che viene pubblicata i primi frammenti nel 1945, poi in versione definitiva nel 1950 e poi in una versione accresciuta con un saggio di Leone Piccioni e alcune varianti nel 1954. Diciamo che però la prima elaborazione dei brani che comporranno la Terra Promessa risale all'inizio degli anni 30, in particolare nel 1932. Sono però anni questi complicati per la vita di Ungaretti perché nel 1937 emigra in Brasile per insegnare all'Università di San Paolo e rientrerà in Italia solamente nel 1942 a seguito delle vicende legate alla Seconda Guerra Mondiale. E lui stesso dice che La Terra Promessa è un libro scritto con grande lentezza perché continuamente interrotto anche da altra poesia come quella del dolore. E il riferimento è al fatto che in Brasile purtroppo il figlioletto Antonio, all'età di 9 anni, muore per una peritonite non diagnosticata in tempo e quindi ovviamente questo fatto, diciamo così, se vogliamo dire puramente biografico, però si sovrappone, come lui stesso dice, a altre tragedie. C'era una tragedia nel mondo, c'era anche una mia tragedia che mi aveva colpito nei miei particolari affetti e naturalmente le ricerche di poesia pura dovevano cedere il posto alle angosce, ai tormenti di quegli anni. La lunga gestazione e anche queste continue interruzioni segnano però il destino di quest'opera che di fatto rimane incompiuta. Ancora Ungaretti scriverà più tardi, quella che pubblicai nel 1950 è dunque un'opera frammentaria. La pubblicazione di un'opera completa, organica, non avverrà forse mai. E infatti è quello che accade. La prima ristampa, dicevo, del 1954 è introdotta, se possiamo dire così, da un testo scritto appunto da Ungaretti,
dal cui secondo me vale la pena di cogliere un paio di passaggi. Il primo, la chiusura della prefazione, dice che il libro doveva, per apparire un po' meno incompiuto, recare anche i cori di Enea. Sono ancora allo stato di abbozzo. E questo conferma quello che già sappiamo, cioè il fatto che La Terra Promessa è un libro di frammenti, ma ci dice anche che insieme ai cori descrittivi dello stato d'animo di Didone, che tra poco vediamo, ci dovevano anche essere dei cori che riguardavano Enea. L'opera in sé non ha suddivisioni interne, però i testi si possono idealmente raggruppare in tre sezioni. Nella prima includere canzone e di persona morta divenutami cara sentendone parlare, di cui possiamo dire che canzone descrive il passaggio dall'ultimo segno di vitalità personale al, e qui cito Ungaretti, rinascere ad altro grado della realtà. È per reminiscenza il nascere della realtà di secondo grado. È esaurita l'esperienza sensuale, il varcare la soglia di un'altra esperienza. È il conoscersi pascalianamente, essere dal nulla. Mentre di persona morta, scrive ancora il poeta, che è una poesia d'occasione che tratta del tema del passato, dell'assenza, il tema della morte in relazione con l'esistere, in cui la realtà risorge per via di sentimento. E a queste due prime poesie che compongono idealmente la prima sezione, segue una sezione più corposa che riguarda invece appunto i cori descrittivi di stato d'animo di Didone, che sono gruppi diversi brevi, sono in particolare 19, che vogliono descrivere drammaticamente, ancora Ungaretti a dirlo, il distacco degli ultimi barlumi di giovinezza da una persona oppure da una civiltà, poiché anche le civiltà nascono, crescono, declinano e muoiono. La terza sezione ideale che stiamo costruendo è invece quella composta dalle ultime quattro poesie, che sono recitativo di Palinuro, una sestina lirica di una difficoltà tecnica molto particolare, perché per comporre una sestina lirica è necessario utilizzare sei parole rima fisse, e quindi i vincoli dati dal testo sono molto molto importanti, che descrive appunto la morte di Palinuro. Palinuro, vi ricorderete, era il timoniere di Enea, e però non arriva nel Lazio perché, navigando stremato dalla fatica, si accascia, preso dal sonno, cade fuori bordo e annega. E infatti, dice Ungaretti, va al timone della sua nave Palinuro in mezzo al furore scatenato dell'impresa a cui partecipa, l'impresa folle di raggiungere un luogo armonioso, felice, di pace, un paese innocente, dicevo una volta. E queste sono le frasi di Ungaretti. Variazioni su nulla è invece uno degli ultimi brani, tratta il tema del ancora, del tempo inesorabile che scorre, che non lascia nulla di tangibile dietro di sé, che cancella tutto. E poi l'ultima è invece una poesia, un testo che si intitola, guarda caso, Finale, è composta di sei distici in cui ossessivamente si ripete la coppia il mare,
sempre in punta di verso, cioè all'estremità del verso, quasi a mimare il rollio pacifico della distesa di acqua che si calma dopo la tempesta. No? Scrive ancora Ungaretti, evoca quella solitudine e quel deserto che alla resa dei conti, alla somma di tutto, sono le cose materiali. Ecco, quel che io trovo interessante, anche se non è completamente realizzato perché il progetto rimane allo stato di frammento, è il dialogo tra Enea e Didone e il dialogo che c'è tra la decadenza personale e la decadenza delle civiltà. Naturalmente non c'è bisogno di nemmeno di dirlo, l'ambientazione è virgiliana, chiaramente l'Eneide è il terreno su cui ha costruito, su cui Ungaretti ha costruito questa raccolta, o ha tentato di costruire questa raccolta, ed è anche un ovviamente indiretto rinvio alla fondazione di Roma. No? Gli anni 30, non per caso, furono per Ungaretti gli anni della riscoperta di Roma, gli anni della riscoperta, o per lui conoscenza, è lui stesso a dirlo in numerosi scritti, del barocco romano e della scoperta della profondità, così scrive in un saggio, della profondità. La Terra Promessa è un'opera al tempo stesso sospesa, secondo me, e labirintica. Sospesa perché il lettore deve sempre fare i conti con una sintassi sempre disarticolata, con questa ossessione, potremmo quasi dire, di Ungaretti alla ricerca di una musicalità del verso che spesso sacrifica, diciamo, l'immediata comprensione del dettato poetico. Ecco, per fare un esempio, vediamo del coro 15: per patirne la luce, gli sguardi tuoi che si accigliavano, smarriti ai cupidi, agli intrepidi suoi occhi, che a te non si soffermerebbero mai più, ormai mai più. È chiaro il risultato a cui tende Ungaretti, è una sorta di ricercatezza classica, classicheggiante, no? Petrucciani, in uno studio molto famoso, sostiene che la lingua della Terra Promessa è un ben munito apparato di difesa ad oltranza del linguaggio alto della poesia contro l'invasione straripante di un linguaggio o pateticamente mimetico o spavaldamente tecnologico o acriticamente standardizzato. E aggiunge anche che per schivare le trappole linguistiche di quel momento storico, sono, abbiamo detto, i primi anni 50, quindi un periodo in cui l'arte era dominata, diciamo così, o comunque influenzata certamente dal neorealismo nel cinema, ma anche nelle opere letterarie, che tendevano in qualche modo ad abbassare il tono della poesia verso il colloquiale, verso il quotidiano. Quindi per schivare le trappole linguistiche di quel momento storico, dice Petrucciani, dispiega La Terra Promessa e Ungaretti in direzione opposta un linguaggio anticrisi di fortissima marca altolirica, un linguaggio di raffinata fattura, di ardua levigatezza, di antiche estreme eleganze riproposte quasi provocatoriamente, sia pure in moderne
volute. Per semplificare al massimo grado diremo quindi che Ungaretti cerca con la Terra Promessa una lingua aulica che ha i suoi modelli nel Petrarca e nel Foscolo delle Grazie e dei Sepolcri. Una lingua caratterizzata da una sinuosità musicale originale e suggestiva. Dell'attenzione che Ungaretti poneva nel risultato musicale dei suoi versi fanno fede ovviamente la lunga sede di varianti, ma come ogni capolavoro la Terra Promessa, diciamo così, si riserva uno spazio di incertezza, di apparente incompiutezza, parlo come lettore ovviamente, no? Che ne giustifica il reiterato tentativo di interpretazione. Si caratterizza per una sorta di indefinitezza che la rende sfuggente e che nasce, diciamo, da questa insistita ricerca di una musicalità del verso che talvolta sacrifica, appunto, come dicevamo prima, una certa linearità sintattica. Il secondo passaggio che volevo togliere, evidenziare del brano introduttivo di Ungaretti alla Terra Promessa del 54 è il seguente, e dice specie una poesia, sta parlando della sua poesia, di stretta e infinita qualità musicale, come pretende di essere quella che ora vi piacerà di leggere. A conferma quindi di quanto anche noi abbiamo rilevato, questa è una poesia che pretende di essere una poesia di stretta e infinita qualità musicale. Però, dicevo prima, la Terra Promessa è anche un'opera labirintica. E in che senso intendo labirintica? Intendo perché ogni verso, quasi ogni parola, rimanda ad un'altra opera, ad un altro autore, ad un periodo culturale oppure artistico, e ognuno di questi rinvii sembra chiamato alla costruzione, diciamo così, di una grande cattedrale dell'arte e della cultura umana. E però, per questo catalogo, diciamo così, lasciamo a ogni lettore il piacere di sbizzarrirsi non solo fra Virgilio, Petrarca e Foscolo, che già abbiamo citato, ma aggiungerei anche T.S. Eliot, Shakespeare, Leopardi, Tasso, Gongora e a cercar bene anche Monteverdi. E veniamo invece al Taccuino del Vecchio. Il Taccuino del Vecchio è una raccolta pubblicata nel 1960 e composto in gran parte dagli ultimi cori per la Terra Promessa, quindi è strettamente legato alla Terra Promessa, appunto, perché la prosegue idealmente, e le date che Ungaretti mette nel frontespizio alle opere pubblicate in questo periodo, nel decennio 50-60, lascerebbero intuire che il Taccuino del Vecchio sia stato pensato ed elaborato dopo la Terra Promessa e anche dopo Un Grido e Paesaggi. Un Grido e Paesaggi è una brevissima raccolta, forse si potrebbe definire addirittura una plaquette, che comprende i testi, diciamo, a cui Ungaretti forse è più legato, proprio perché più legati alla sua biografia, alla sua biografia familiare, come quelli che riguardano la morte del figlioletto.
E in realtà, se le date sembrano suggerire, come stavo dicendo, che il taccuino del vecchio venga dopo la terra promessa, in realtà leggendolo si capisce che i due testi sono in qualche modo stati concepiti contemporaneamente, se non che il taccuino del vecchio è stato terminato qualche anno dopo rispetto alla terra promessa, ma il seme, l'origine è la stessa, perché anche nel taccuino del vecchio abbiamo una quantità di frammenti rielaborati che sono quelli che avrebbero dovuto completare la terra promessa. Non ci sono solo quelli, ovviamente, ma vanno aggiunti i testi cantetto senza parole, canto a due voci e per sempre. Dietro la voce degli ultimi cori, cioè questi cori che compongono il taccuino del vecchio, non è difficile vedere Ungaretti stesso, sentire Ungaretti stesso. Tra l'altro, confrontando le prime edizioni, questa identità sembra addirittura oscillare fra due alternative. I cori 9 e 18, che furono pubblicati a parte da Scheiwiller nel 1958, ebbero come titolo complessivo due compleanni e sono, diciamo, due testi che riguardano direttamente la biografia di Ungaretti. Addirittura ogni anno, mentre scopro che febbraio è l'incipit del coro 9 e Ungaretti era nato il 10 di febbraio, e questo rinvia a sua volta al monologhetto, che è il testo d'apertura di Un grido ai paesaggi, anch'esso di forte impronta biografica, perché lì il mese di febbraio è richiamato più volte. La voce dunque sarebbe Dramatis Personae di Ungaretti. Sempre nel 58, però, in una pubblicazione inglese dei cori 4 e 7 e dei primi versi del coro 8, il titolo era Dai cori descrittivi di stato d'animo di Enea per la terra promessa. Quindi probabilmente Ungaretti, nel suo grande progetto iniziato negli anni 30, pensava forse di ritagliare per sé la parte di Enea, niente meno che il fondatore di Roma. Non ci sono evidenze per confermare questa ipotesi, io perlomeno non le ho trovate, ma qualche indizio perlomeno lo fa supporre. Il tema della raccolta del taccuino del vecchio è, come nella terra promessa, il decadimento della persona e della civiltà, sotto forma di resoconto senile, evidenziato dal titolo e sigillato anche dalla poesia di chiusura, che si intitola Per sempre, ed è dedicata dal poeta alla moglie Jean, compagna che aveva conosciuto nel 1921 e che era morta proprio 2 anni prima, cioè nel 1958. Cantetto senza parole, invece, e canto a due voci sono due dialoghi che potrebbero essere battute del dramma fra Didone ed Enea. Resoconto senile, del resto, sono anche gli ultimi cori in cui Ungaretti Enea rivede il proprio viaggio terreno, il proprio nomadismo e l'approdo ai lidi della vecchiaia. Sono liriche che recuperano lo statuto del frammento, tanto caro all'Ungaretti ammiratore del barocco, e che per squarci si appoggiano alla biografia del poeta, seguendo una cronologia molto libera in realtà. Dal presente, celebri sono i primi versi che aprono la raccolta, agglutinati all'oggi i giorni del passato e gli altri che verranno. Fino alla morte del poeta,
immaginata ovviamente, passando per alcune altre situazioni che ne compendiano, diciamo così, la vicenda terrena. Nei cori finali c'è ancora spazio per un dialogo con i cari morti, dice Ungaretti, scrive Ungaretti: se voi, miei morti e i pochi vivi che amo. C'è spazio per un lucido vaticinio sulle sorti della civiltà umana in questo secolo della pazienza e di fretta angosciosa, al cielo volto che ci fa minimi in sua balia, privi d'ogni limite, scordandoti dell'uomo che non saprà mai smettere di crescere e cresce già in misura disumana. Si sente il tono dell'uomo di cultura preoccupato per le sorti dell'umanità, e questo crescere già in misura disumana, ricordiamocelo perché tornerà poi in un altro scritto, e sono versi che sembrano dettati anche, o suggeriti forse più che dettati, da un'esperienza recentissima che il poeta aveva fatto, ed era stata un viaggio intorno al mondo in aereo in compagnia di due amici che sono Jean Paulhan e Jean Fautrier, critico letterato il primo e pittore il secondo, su cui poi magari diremo anche qualcosa. E questo suo impatto con la tecnologia, con le possibilità nuove dell'essere umano, la visita a Tokyo, sicuramente il confronto ravvicinato con una cultura così differente, gli avevano suggerito delle riflessioni che pone in questa raccolta e in questi versi. Tra l'altro, dicevo, di questo crescere già in misura disumana, forse sono parole da leggere tenendo a fianco alcune riflessioni scritte proprio negli stessi mesi sull'età presente e scritte in un saggio per la pittura di Henri Michaux. Scrive Ungaretti: le cose mutano e ci impediscono di nominarle e quindi di fondare delle regole per nominarle e permettere agli altri di goderne l'evento. Forse è perché testimoniano un mondo apocalittico dove l'uomo vive con la possibilità di autodistruggersi, dove è chiaro che la possibilità di autodistruggersi è un riferimento neanche tanto velato alla bomba atomica. Siamo nel 1960, quindi siamo in piena guerra fredda e le bombe atomiche erano una notizia quasi quotidiana nei giornali e nei telegiornali di quegli anni. Ma non vale forse anche per oggi? Cioè, questa intuizione, mi viene da dire, sulla velocità con cui cambia il tempo e su una velocità che ci impedisce di nominare le cose, non è forse un'osservazione che possiamo traslare direttamente dalla fine degli anni 50 ad oggi? Forse sì. Tutto si accumula sullo stesso piano, e continua Ungaretti, e tutto questo presente accumulato forma una specie di buio dove non si distinguono neppure i connotati del proprio tempo, perché il tempo va avanti con una velocità che non è di misura umana. Potrebbe essere questa l'apocalisse. L'ultimo coro poi del Taccuino del Vecchio chiude proprio anche il viaggio, se vogliamo dire così, del poeta nomade, no?
immaginando, come dicevo prima, un approdo, forse l'ultimo, nei pressi di un porto, balugina da un faro verso cui va tranquillo il vecchio capitano. Un'esperienza piuttosto singolare che possiamo fare grazie al Mare Magnum di internet è riascoltare Ungaretti che legge alcuni degli ultimi cori per la Terra Promessa, inclusi nel taccuino del vecchio. Da Ungaretti abbiamo ottenuto una primizia, la lettura per i nostri spettatori di nuovi versi inediti. Nuovi cori per la terra promessa, verso me, chi la conosce? Non Itaca si sogna, smarrì nel valido mare, ma val la mira alcina di sopra sabbie che nuova molto ne torna. Si percorre il deserto con residui di qualche immagine di prima in mente, della terra promessa, nient'altro, un vivo sangue. All'infinito, se durasse il viaggio, non durerebbe un attimo e la morte è già qui, poco prima. Un attimo interrotto, oltre non dura un vivere terreno. Se si interrompe sulla cima a un Sinai, la legge che rimane si rinnova, l'illusione riprende a implodere. Se una tua mano schiva l'avventura, con l'altra mano scopri che non è tutto se non macello. Vivere alla morte, vivere, si oppone alla tua sorte una tua mano, ma l'altra, vedi, subito t'accerta che solo puoi afferrare il corpo. Ed ecco un altro inedito, si intitola Il compleanno. Ogni anno, mentre scopro il febbraio e sentivo e per pudore, torno con un minuto ferire dalla fronte l'amore. Guarda alla finestra di quella mia dimora una volta. Abbiamo visto che c'è un dialogo fra le due raccolte, viste le particolarità rilevate prima, basato sulle figure di Enea e di Dione, sul comune rinvio alla decadenza personale dovuta alla vecchiaia e il comune rinvio alla decadenza delle civiltà, ma non è soltanto questo. Ecco, il taccuino del vecchio rimane una raccolta diversa rispetto alla Terra Promessa, non solo perché allestita definitivamente 10 anni dopo, ma anche perché
è differente l'impronta che le dà forma. È un'opera che si situa per intero, mi riferisco alla Terra Promessa, nei territori dell'arte, della letteratura e quindi della fictio artistica. Attinge spunti e questioni relative all'arte da altre opere e da altri autori, li rivitalizza, certo, li reinterpreta secondo nuovi o diversi valori artistici che l'autore vi sa infondere secondo una propria particolarissima sensibilità, ma in ogni caso si mantiene entro i limiti dell'operazione artistica. È il tassello di un discorso sull'arte poetica europea che si attiene ai codici dell'arte poetica. Il Taccuino del Vecchio, invece, è una raccolta più articolata, meno monolitica. Contempla, per esempio, qualche incursione nella biografia dell'autore, e l'abbiamo visto. La centralità della figura di Ungaretti, uomo, negli ultimi cori, è certamente indubbia. Penso ai cori 23 e 27. L'andamento sintattico è più narrativo. Le arditezze di certi passi su Palinuro o sui Lamenti di Didone sono abbandonati a favore di una più immediata leggibilità. La tensione sperimentale della Terra Promessa non ha cedimenti. No, scusate, la tensione sperimentale che nella Terra Promessa non ha cedimenti, nel Taccuino del Vecchio lascia il passo al desiderio di confessione, che là sarebbe inammissibile e forse anche inopportuno. Ancora, sarebbe impensabile per Ungaretti increspare, diciamo così, quella lucidità, quella coerenza delle immagini della Terra Promessa che restituiscono il dolore di Didone, magari con una anche solo accennata visione fosca del futuro dell'umanità, come invece accade in almeno un paio di cori del Taccuino. Non di meno, però, questi tratti che allontanano il Taccuino del Vecchio dalla Terra Promessa lo fanno coerente e intenso, anche se di respiro diremmo più corto rispetto alla Terra Promessa. Fatte queste precisazioni, direi che, tenendo presente il legame forte, indubitabile tra le due opere, c'è una sorta di dialogo che rende indispensabile l'una alla comprensione dell'altra e che certamente in questo dialogo allarga gli orizzonti interpretativi di ciascuna delle due opere. Il Taccuino del Vecchio fu introdotto apparve solo nella prima edizione da Jean Paulhan. Jean Paulhan è una figura tutto sommato poco nota in Italia, o perlomeno non come meriterebbe, che fu un grande amico di Ungaretti e per decenni direttore della Nouvelle Revue Française, consulente di fiducia del famoso editore Gaston Gallimard, fu direttore di altre riviste, collaborò a tante altre riviste, ne cito solamente due, Commerce e Mesure, fondò i Cahiers de la Pléiade, fu critico d'arte, si occupò soprattutto di Braque, di Dubuffet, fondò l'Art Brut,
fu un teorico dell'informale e mentore e anche sostenitore di Jean Futrier, di cui dirò qualcosa tra poco, fu anche critico letterario che si mosse tra semiologia e retorica. La sua opera più importante da questo punto di vista è Le Fleur de Tarbes, e lui stesso narratore, pubblicò soprattutto racconti brevi come Le guerriere appliquée, La guérison sévère e Les causes célèbres. Jean Paulhan fu forse l'amico più importante di Ungaretti. Esiste un bellissimo carteggio pubblicato da Gallimard nel 1989 che comprende 488 lettere che vanno dal 1921 al 1968, che è l'anno di morte di Paulhan. Ci sono anche lettere molto interessanti che non sono ancora state pubblicate, che però sarebbe appunto molto interessante poter leggere nella loro interezza, e speriamo che vengano pubblicate presto. Perché mi soffermo sulla figura di Paulhan? Perché Paulhan fu per Ungaretti il consigliere fidato nella letteratura francese. Ungaretti visse a Parigi fra il 12 e il 14, poi visse a Parigi altri anni tra la fine della prima guerra mondiale e i primi anni 20, e furono lì che si conobbero con Paulhan. Si conobbero perché Ungaretti conobbe Jeanne Dubois, che divenne poi sua moglie, che era amica di, diciamo così, di infanzia di Ali, che divenne poi moglie di Bernard Grothuysen. Ora, Bernard Grothuysen e Jean Paulhan vivevano insieme nello stesso palazzo in Rue Campagne Première, dove si trasferì anche Ungaretti, e i tre, Grothuysen, Paulhan e Ungaretti, complici anche le due amiche ragazze, formavano una compagnia che si muoveva nella Parigi dei primi anni 20 alla ricerca di novità letterarie, alla ricerca di mostre, conoscendo artisti del calibro di Carrà, di Morandi, letterati come André Breton, Guillaume Apollinaire, e in questi anni la loro amicizia ebbe modo di consolidarsi al punto da durare tutta la vita. E naturalmente ciascuno cercava in qualche modo di aiutare l'altro, favorendone le pubblicazioni, consigliandolo, dando dei pareri, e questo permise a Ungaretti, per esempio, di pubblicare in Francia molte delle sue cose, di apparire sulla Nouvelle Revue Française, per esempio, che è una rivista, penso, molto, molto conosciuta, certamente molto, molto influente in quegli anni. E Ungaretti tradusse opere di Paulhan, come per esempio il racconto che si intitola Ai tre qui perde l'habitude, un racconto ambientato in Madagascar, che Ungaretti incluse nella sua raccolta di traduzioni uscita nel 1936 a Roma dall'editore Novissima, in cui c'erano anche sue traduzioni di Saint John Perse, William Blake, Gongora, Essenin. E naturalmente non si limitò a questo. Anni dopo
nel 1945 tradusse invece dell'inseguire immagini, ovvero il sarto cinese, che è un testo anch'esso breve ma molto, come dire, cristallino, a proposito dell'uso che si fa della retorica e delle sorprese che ci fa la retorica in quanto uditori, in quanto fruitori di letteratura, che è un testo di Polan, che apparve tradotto da Ungaretti appunto nel 1945, e poi nel luglio dello stesso anno sulla rivista Presence, che era un settimanale di cultura francese che si pubblicava a Roma in quegli anni, Ungaretti propone ai lettori un profilo di Polan. Non è poi solo questo, nel 1952 presso l'editore Schwarz di Milano esce la plaquette Un grido e paesaggi, che dicevamo prima è una sorta di cerniera tra La terra promessa e Il taccuino del vecchio, e anch'essa, come già Il povero nella città, pubblicato nel 1939, è dedicata a Jean Polan. La raccolta è stata particolarmente cara a Ungaretti proprio per questa sua urgenza, diciamo così, nata dalle occasioni biografiche che l'hanno motivata. E di questa breve raccolta non è, credo, improprio credere che l'ultimo testo la chiuda, diciamo, come una sorta di tributo all'amico francese. L'ultimo testo, infatti, si intitola non a caso Semantica, che è uno degli ambiti della linguistica in cui Polan era esperto, e anche lo svolgimento sembrerebbe suggerire questa ipotesi, perché riguarda l'origine e l'evoluzione di un ristretto gruppo di parole portoghesi che Ungaretti aveva conosciuto durante il suo soggiorno in Brasile, associate alla o derivate dalla parola seringa, ed è un, diciamo appunto, un gruppo di parole che identifica quei lavoratori che si occupano di raccogliere la gomma e il caucciù dalle piante della foresta amazzonica. Ma poi nel 1953 l'editore Mermot di Losanna pubblica Vie d'un homme, Vita d'un uomo, il titolo che sarà poi, come dire, significativo, indicativo delle poesie di tutte le opere di Ungaretti, e che per primo fu utilizzato nel 1939 proprio nell'omonima raccolta pubblicata da Gallimard. L'anno successivo, cioè nel 1954, les Éditions de Minuit, che erano dirette da Polan, pubblicano Les Cinq Lèvres, con la cura, cioè i cinque libri cosiddetti, i primi cinque libri di poesie di Ungaretti, curati dall'autore stesso e da Jean Lescure, che sarà a sua volta poeta. Naturalmente il regista più o meno occulto, perché naturalmente poi le lettere lo dicono in modo abbastanza esplicito, il regista di queste operazioni è Polan, ovviamente. Ma Polan aveva poi aiutato Ungaretti a pubblicare alcuni inni del sentimento del tempo e poi il saggio Dante le Juste, più tardi nel 65 sulla Nouvelle Revue Française, e anche alcune traduzioni di passi dallo Zibaldone di Leopardi, tradotti proprio da Ungaretti. Ma il trio Grotheusen, Polan, Ungaretti, che si era dovuto sciogliere per causa di forza maggiore, perché nel 47 Grotheusen muore, si era nell'ultimo periodo della vita di Ungaretti e di Polan in qualche modo ricomposto,
e il terzo moschettiere, perché così li chiamavano nella Parigi degli anni 20, era divenuto Jean Fautrier. Jean Fautrier è stato un pittore molto importante dell'arte informale, sostenuto in tutti i modi da Polan e negli ultimi anni anche da Ungaretti, al punto che le lettere ci raccontano delle cure proprio fraterne dedicate da Ungaretti a Fautrier, perché Fautrier aveva avuto un'esperienza terribile nella sua vita, che era stata la carcerazione nazista, era stato rinchiuso nei campi di concentramento e ne era uscito con una psiche segnata che, se non gli impediva di dipingere dei quadri che hanno ricevuto attenzione nei musei di tutto il mondo, certo gli aveva lasciato però come segno l'alcolismo e una certa violenza nelle relazioni familiari. Quindi si era dovuto ricoverare più volte anche a Zurigo per doversi disintossicare, e numerose volte Ungaretti molla i suoi impegni e va a Zurigo, oppure lo raggiunge in Francia o in Costa Azzurra per poterlo assistere in qualche modo. E Jean Fautrier, dal canto suo, non era insensibile a queste attenzioni che riceveva e cercava di ricambiare nei modi che poteva, per cui ci sono delle, il taccuino del vecchio, per esempio, è corredato, le prime 28 copie sono corredate di 28 gouache originali di Fautrier. Ma nel 1963, quando Ungaretti compie 75 anni, Fautrier viene in Italia e partecipa, diciamo, ai festeggiamenti del 75esimo compleanno, appunto, di Ungaretti. Esiste una trasmissione registrata dalla RAI, appunto in occasione del 75esimo compleanno di Ungaretti, in cui Ungaretti intervista Fautrier a proposito dell'Italia. E la cosa, secondo me, curiosa è vedere l'energia di Ungaretti quando presenta Fautrier e fa una intemerata, credo che sia il termine giusto, a proposito della funzione dell'arte contemporanea nella vita della società contemporanea, appunto. Quindi direi che, visto che possiamo, grazie al Mare Magnum della rete, vederlo, direi che è l'occasione di approfittarne. Jean Fautrier, il grande pittore francese. Suo intervistatore sarà, altra occasione eccezionale, Giuseppe Ungaretti. Buonasera, voi permettete che Mademoiselle Jacquie ed io assistiamo alla conversazione, vous permettez? Merci. Sono qui ancora per i miei 75 anni, credo che ne abusi un po', ma Fautrier è venuto apposta per festeggiarli ed è giusto che io gli manifesti la mia gratitudine e nello stesso tempo gli esprima la mia ammirazione per quello che ha fatto, perché questi miei 75 anni avessero una cornice di bellezza.
generosamente quando ha saputo che Leoci voleva pubblicare in riproduzione litografica i miei manoscritti delle ultime poesie, generosamente ha offerto in regalo a me e a Ponge, che le ha tradotte, 28 guazzi che ha eseguito per l'occasione. Io dovrei dire due parole prima di interrogare su alcuni punti l'amico Fautrier intorno all'arte moderna. Sono 50 anni, sono 100 anni dal tempo dell'impressionismo che l'arte moderna sta operando per dare all'artista mezzi equivalenti a quelli che ha lo scienziato nella trasformazione della società e del mondo. Capisco le difficoltà di fronte alle quali si trova un artista. Non è l'arte, non è uno strumento di precisione come può esserlo quello che si fonda sui calcoli. Capisco che il compito dell'artista non è un compito facile e che possa trovare anche chi l'accusi di non essere un uomo che risponda ai bisogni umani dell'uomo. Quando io guardo Guernica di Picasso e sento il toro che si avventa per affermare la libertà, anche se questa cosa è fatta con i mezzi non soliti, so che è una grande conquista. Quando io guardo gli otage di Fautrier, che sono le pitture nelle quali la passione imprigionata durante la resistenza tenta di rompere i suoi vincoli e di liberarsi, io sento che ha fatto opera profondamente umana. Quando io guardo un quadro di Burri e vedo che è ritornato dai campi di concentramento nazisti, egli apre come un bubone il cratere perché ne esca il sangue e ne sia bruciato dal fuoco della libertà, io sento che gli fa opera umana. E ora interroghiamo Fautrier. Mon cher Fautrier, je veux vous demander d'abord, en ce moment-ci, il y a un art qui dérive de Dada. Ecco, dal filmato si capisce quale sia la verve e l'energia di Ungaretti, 75enne, e si comprende bene quale tipo di rapporto amichevole intrattenessero i due amici, Ungaretti e Fautrier appunto, e io prima ho parlato di arte contemporanea, ma Ungaretti ha pensato subito bene di correggermi perché si riferiva all'arte moderna,
avrete certamente notato il riferimento a una serie di opere molto importanti di Fautrier, che sono gli Otages, che sono appunto gli esiti forse più alti della sua arte post, diciamo, Seconda Guerra Mondiale. E certamente quello che traspare dalla intemerata, come l'ho voluta definire prima, dall'intemerata di Ungaretti, è la preoccupazione del ruolo che ha l'arte moderna e l'artista nel definire, nell'intervenire nella società coeva. Ed è sicuramente un compito, come dice Ungaretti, difficilissimo, ma è un compito dal quale gli artisti evidentemente non si possono esimere. E forse con questo sguardo abbiamo una possibilità in più per leggere e capire le poesie del Taccuino del Vecchio e le poesie della Terra Promessa. Con questo vi ringrazio e vi aspetto al prossimo appuntamento.